Prossime gare si comincia con il Brasile e c'è un attuale ferrarista protagonista di una bella storia, Giancarlo Fisichella. Un nostro pilota al comando è Giancarlo Fisichella. 17 giri alla conclusione. Ho un buon ricordo con un pizzico d'amarezza. Nel 2003 praticamente ho vinto la mia prima gara in Formula 1, una gara difficilissima dove pioveva tantissimo, ci sono stati molti colpi di scena, però andavo molto forte, ho recuperato diverse posizioni. Con la Jordan. Con la Jordan e proprio nell'ultimo giro, non alla fine della gara, ma dopo tre quarti della gara, c'è stato un incidente pazzesco che insomma ne fu vittima Fernando Alonso. Tra l'altro infatti non è neanche salito sul podio perché andò in ospedale. Diedero subito bandiera rossa dopo questo incidente e i cronometristi fecero un errore dando la vittoria a Raikkonen e a me il secondo posto. Non si accorsero che io avevo passato la bandiera, diciamo la linea del traguardo 12 secondi dopo che hanno dato bandiera rossa. Però noi lo sapevamo che insomma c'era qualcosa di strano, quindi facemmo appello. Dopo una settimana praticamente i commissari dissero che il reale vincitore del Gran Premio ero io, e la settimana dopo ancora al Gran Premio di Imola Raikkonen sulla linea del traguardo, questo il venerdì prima della gara, mi restituì la mia coppa del primo posto. È stata sì una bella esperienza, sono stato io il vincitore, però non avermi fatto festeggiare la prima vittoria in carriera sul gradino più alto del podio è stato abbastanza frustrante, è stato un po' duro da digerire, però insomma alla fine ce l'ho io la coppa a casa. E ricordiamo, Pino, che Fisichella è l'unico italiano ad aver vinto il Gran Premio del Brasile.